Le scarpe sono un po' come gli amanti, le scegli così, per istinto. Mentre invece la borsa no, la borsa è un po' come il marito, prima di sposarlo ci pensi un bel po'. E sì, perché la borsa rappresenta davvero la nostra personalità, chi siamo, ed è per questo che esistono ben sei modi diversi per raccontare chi sono io attraverso il modo di portare una borsa. Per esempio, la donna che sceglie una borsa piccola, a livello psicologico indica una persona sicura di sé che affronta la vita di tutti i giorni. Chi invece, per esempio, sceglie lo zainetto è una persona che vuole trasparire la sua innocenza, quindi riportarsi un po' a quella che è la fanciullezza di un tempo. Poi abbiamo la borsa, quella piccola, quindi con il manico corto che noi tendiamo a portare così, ed è tipico di una persona che in realtà è molto esuberante e che vuole mostrare anche eleganza. Poi la borsa con il manico lungo, per chi non si cura, diciamo, dei dettagli, quindi riesce a essere comunque sicura e determinata ugualmente. Poi abbiamo anche la non borsa, perché la non borsa vuole indicare in una donna che è al 100% sicura di sé, una donna che non teme niente e che non ha bisogno di dimostrare chi è attraverso un accessorio. E poi, per ultimo, abbiamo la borsa, quella con mille tasche, che è per chi ha bisogno di gestire lo stress sotto di sé. La borsa è molto importante, pensate che viene utilizzata dalla regina Elisabetta per comunicare attraverso un codice segreto. Quando è fuori all'esterno con gli altri nobili, comunica al suo staff i suoi sentimenti e le sue emozioni proprio attraverso le borse. Per esempio, se l'appoggia per terra, vuol dire che in quella situazione non si trova a suo agio, quindi vuole interrompere prima del previsto la visita. Se invece porta la borsetta sulla sinistra e i guanti sulla destra, vuol dire che sta apprezzando molto la compagnia in quel momento e che le piace restare lì dove si trova. Ma adesso abbiamo parlato finora delle donne e gli uomini, non è che loro sono esenti, anzi, voi cari maschietti, per quanto riguarda voi è importantissima la cravatta, le dimensioni della cravatta, ma soprattutto i nodi. Pensate che esistono ben 85 modi per fare un nodo alla cravatta e tutte queste sono sfumature psicologiche in cui l'uomo vuole mostrare veramente chi è. Per esempio, chi fa il nodo grande è una persona in realtà abbastanza insicura, riservata, che non vuole mostrare troppo di se stesso, mentre invece chi fa il nodo piccolo è una persona molto esuberante, estrosa, che ha voglia di mostrare chi è al mondo. E l'uomo con il papillon? Beh, se vi trovate davanti l'uomo con il papillon, vuol dire che avete una persona molto creativa che vuole mostrare il proprio estro, ma soprattutto vuole sentirsi sempre giovane. E voi, uomini e donne, qual è la vostra sfumatura psicologica? In che cosa vi rispecchiate? Scrivetecelo a info@tgevents.it e per il resto ricordatevi che si tratti di borse o di cravatte, in fondo non importa, perché quello che conta è che, ricordatevi, la moda passa, ma lo stile resta.